Buongiorno, questo è il video conclusivo di tutta l'avventura ungherese del mio campionato europeo di powerlifting. Diciamo così che sono stata moderatamente contenta, anzi, no, a dire la verità, non sono stata contenta di come sono andate le cose. Ho avuto dei momenti abbastanza acuti di sconforto. Comunque, ho vinto un oro in una specialità, eccolo qui, e oro di squat. E record del mondo. Adesso io sono una primatista e le prossime atlete dovranno battere i miei 108 kg di squat, che non sono state una grande cifra, diciamo così per me. Però poi vi spiego. Poi un argento in panca che sapevo già fin dall'inizio che l'avrei preso, perché la mia concorrente, diciamo così, quella che aveva più o meno i miei numeri, aveva però una panca molto molto forte, infatti ha fatto 70 kg in panca. In gara, io invece ho fatto una bella panca. Sono arrivata a 57 e mezzo, che non erano il mio massimo, però è quello che ho potuto fare in gara. Poi vi spiego. Ecco, questo invece è l'argento che mi è dispiaciuto di più, è un argento che mi ha proprio colpito il vivo. È stato l'argento di stacco da terra che ho fatto praticamente solo l'entrata, ma mi è molto dispiaciuto perché ho fatto degli errori tecnici molto importanti su cui dopo facciamo una breve riflessione. E questo è il totale, sono arrivata nel complesso seconda mentre avrei dovuto vincere tutto. Questo mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto, però mi ha insegnato tanto. Questa invece era la medaglietta di legno che davano a tutti, questa proprio. La medaglia di Geppetto. Però dai, insomma, sono stata delle belle medaglie. Devo dire che dal punto di vista estetico queste medaglie mi piacciono un po' di meno di quelle dello scorso anno, che erano proprio delle belle medaglie d'oro. Aspettate che ve le faccio vedere. Ecco, questa qua era la medaglia dello scorso anno. Questa è quella del totale. È un po' diversa, c'è anche l'oro. Questo un po'. Vabbè, mi piaceva tanto questa medaglia qua. No, questo è solamente dal punto di vista estetico, e poi qui anche la chiusura, bella, 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 una bella medaglia. Allora, riflessioni su quello che è successo. Prima di tutto devo dire che è successo un po' di tutto nella mia vita in questo periodo, cioè da novembre a oggi io ho fatto veramente una rivoluzione, nel senso che ho cambiato squadra, ho cambiato allenatore, adesso non ho più dei riferimenti in zona, qui vicino a me, ma devo andare ogni volta a Roma per avere un confronto diretto con il mio allenatore. Che cosa bisogna dire a questo proposito? È importantissimo che l'allenatore sia presente fisicamente mentre fai le alzate. Non è una cosa secondaria, soprattutto quando si tratta di atleti che puntano a livelli alti. Qua bisogna già fare una distinzione. L'atleta che si fa seguire online e che non ha delle grandi aspettative, magari va benissimo il coaching online, è perfetto. Cioè, vedi il video, dai due o tre dritte, la persona si trova abbastanza bene, però non c'è tanto da guadagnare, nel senso che uno è contento per se stesso ed è una cosa ottima, lodevole, però quando si tratta di arrivare ai vertici, no, là le cose cambiano sulle minuzie. Infatti, ne parlavo proprio l'altro giorno, ieri, proprio con Fabrizio Posca, che è mio grandissimo amico, e anche lui mi diceva che le cose minime fanno la differenza quando si tratta di fare gare importanti, alzate importanti. Sono le minuzie che nessuno vede, che neanche il grande coach da video riesce a vedere. Come seconda cosa, quando sono andata in Ungheria, sembrava che tutto andasse molto bene, solo che ero giusta giusta col peso perché avevo cambiato un po' il regime alimentare. Per mille motivi, perché c'è stato uno stallo metabolico in cui un mesetto fa non riuscivo proprio a scendere. Poi improvvisamente sono scesa, per mille motivi, e diciamo che avendo io un profilo farmacologico, devo prendere dei farmaci salvavita, questi agivano su un corpo che era più magro
e quindi hanno avuto un effetto bomba. Mi sono trovata a pesare in Ungheria la pesata non ufficiale, 45 kg più o meno, alla mattina della gara, che era 2 kg sotto quello che dovevo essere, che su un corpo esile fa tantissimo. E per di più ero stata male la notte, ero stata sveglia tantissimo perché non avevo avuto dei problemi proprio di stomaco. E quindi mi sono trovata a pesare in gara molto poco, ero stanca, stremata dalla malattia, dal calo di peso improvviso e mi sono trovata così. Devo dire che è stato molto difficile gestire anche la gara perché la gara è durata moltissimo, molto di più di quello che sono abituata a reggere. E su un corpo magro, esile e provato, questo è inciso ancora di più. E poi anche altre cose che ho imparato di me, nel senso che, per esempio, io prima di partire per la Ungheria avevo fatto un corso, il corso AIF, in cui sono stati dati molti input importantissimi che sono fondamentali per chi deve capire bene come entrare nella materia powerlifting. Solo che non era il momento giusto perché tutti questi input, bene o male, anche se io avevo un disegno solido delle mie alzate, ti fanno pensare e ti modificano, anche se non vuoi, ti modificano un po' il tuo assetto, il tuo modo di essere. Io sono un atleta, non sono un'atleta veterana. Io sono un atleta giovane dal punto di vista sportivo e quindi non sono solida. Questo è il punto. E sono io che non sono solida, non è che sono gli altri che sbagliano. Sono io a non essere solida e su questo vorrei sottolineare un'altra cosa. Come dice il mio allenatore, in 4 ore di gara abbiamo imparato di più che in 6 mesi di allenamento. Perché questo? Ci sono due modi di fare powerlifting, sostanzialmente si vedono, sono abbastanza chiari. Cioè, quelli che vanno per portare a casa qualche cosa e farsi pubblicità, diciamo così, e invece le persone che sanno che cosa significa fare il powerlifting, che è uno sport nobile, nobile d'animo. Nel capire meglio, nel sentire anche i discorsi che fanno le persone che sono nel powerlifting da più tempo, ho imparato che questo sport è uno sport veramente mosso da sentimenti estremamente nobili, che sono molto simili a quelli che io provavo quando ero una professionista nell'ambito della danza. Ad alti livelli, le persone che ci lavorano sono quelle che sono mosse dai sentimenti più nobili. Gli altri possono anche vincere, però quello che ho capito io in questi mesi è che bisogna stare vicini, farsi consigliare e seguire le persone che hanno la più ampia, grande e varia e variegata esperienza di gara. Quella che adesso mi sto facendo appena appena all'inizio, io ho fatto già 2 o 3 campionati italiani e 2 europei. Sono giovanissima da questo punto di vista. Non ho ancora imparato tutto, niente, non ho imparato niente. Adesso sto cominciando a imparare. Ma questa è proprio una caratteristica che hanno le persone che vivono la gara. Non è come fare una scheda, aumentare il massimale, andare in gara e raccogliere. Non è questa la mentalità, questo è un tipo di lavoro che va bene per la stragrande maggioranza, non va bene per quel gruppettino di persone che deve arrivare a un certo livello. Io in questo devo dire sono stata molto illuminata dall'esperienza in sé che ho fatto in Ungheria e che anche se mi ha lasciato l'amaro in bocca è stata l'esperienza in assoluto più utile di tutte quelle che ho fatto fino adesso in gara. Anzi, posso dire una cosa in totale tranquillità. A me sembra che prima di questa gara io non abbia fatto assolutamente niente, perché è come se anche questo fallimento nello stacco mi avesse dato tutta una giustificazione, una panoramica di tutto quello che ho fatto nel passato. Io ho fatto nel passato delle alzate artistiche, fantasiose, in cui le cose andavano, d'accordo,
ma non erano sempre coerenti né in allenamento né in gara. Non ho vinto stavolta? Va benissimo, anzi, dovevo non vincere. Mi è capitato proprio nel momento peggiore in cui mi ha colpito di più, ma è andata benissimo così. Io sono felicissima di questa cosa adesso, a posteriori, perché poi lo sanno quelli che mi hanno sentito nel post-gara. Caspita, non dovevate starmi vicino perché ero proprio disperata. Cioè, ho dato veramente ero emotivamente provatissima, quindi non è stata assolutamente una cosa facile per me. Ma adesso capisco l'importanza di quello che è successo e ne sono molto contenta. Sono molto contenta perché ho capito che entro adesso nel powerlifting. Adesso sono entrata nel powerlifting, come quando si fa un videogioco che si passa di livello. Sono passata di livello. Sono passata di livello non nel fisico, perché il fisico c'è, devo solo capire bene come indirizzare, come quando si ha sempre i videogiochi, come si hanno magari, non so, alcuni strumenti per poter superare un livello. E io ce li ho, ma non so come usarli, quindi adesso è arrivato il momento di usarli. Sono stata contenta anche perché per la prima volta dopo tantissimo tempo, da quando sono entrata nel powerlifting, io non ho avuto sinceramente una squadra, non l'ho avuta, ma perché ero sempre di passaggio, entravo, uscivo, non c'era neanche la possibilità di fare gruppo. Con Antonio, che invece è uno dei padri fondatori del powerlifting italiano, uno di quelli del gruppo storico, delle persone che hanno veramente iniziato quando il powerlifting non se lo filava nessuno, e ha fatto tutto il percorso di attrezzato, di raw, grandissima esperienza di gara, assieme anche ad altre persone che mi sono vicine in qualche modo. Beh, per esempio anche tutto il gruppo dell'IF di Ado Gruzza, Simone Carniel, per esempio, è un altro elemento storico importante. Adesso avere a che fare anche nei corsi avanzati di istruttore di powerlifting che sto attualmente facendo, e mi trovo ad avere a che fare con queste persone importanti che hanno proprio veramente vissuto l'esperienza di gara, il powerlifting dagli albori. Per me questa è una cosa estremamente importante. Mi sento proprio al centro. Quello che è importante nel powerlifting. Prima no, prima ero veramente entrata in punta di piedi in questo sport, ma senza capire esattamente che cosa mi stava succedendo. Adesso poi ho questa squadra importante dove ci sono dei grandissimi campioni, c'è la Carola Garra, la più grande di tutte. Lei ha iniziato prima di me, ma non è che sia esente da gare che non le vanno bene. Anche lei chiaramente vince, ma anche come ho vinto anch'io, vince comunque. Però ci sono le gare in cui uno torna a casa che dice: e che cazzo? Ecco, ma così come la Maruska Bertoli che ho incontrato, campionessa europea meno 52 adesso, ma anche lei mi ha detto la stessa cosa. Ma guarda, ha detto che succedono queste cose, anche a me è capitato tante volte e lei gareggia da tanto ed è una grandissima campionessa. Bisogna cadere, fallire. Qualche volta mi è capitato in un momento, come capita ad altri, e vabbè, ma non è che non ho portato a casa nulla. Ho portato a casa un record del mondo, sei record italiani ho portato a casa, e tre argenti, insomma, non è da buttare via, però mi ha insegnato. Dicevo, della mia squadra, la Carola Garra, Anthony Cusano, Francesco Cimini. Sono quelli che vedo più spesso. E poi, vabbè, la persona a cui forse sono un po' più legata perché lo conosco da tanto tempo, Norberto Colasanto, che mi porterà anche al prossimo campionato italiano. Ma sono brave persone. Ecco, una cosa che ho notato, su cui ho riflettuto in questo periodo qui, è stato questo. Il powerlifting si può vivere dall'esterno o dall'interno? Mi spiego meglio. Dall'esterno, nel senso che quello che è importante nella gara è far vedere nei social che cosa hai fatto, dare importanza al risultato, anche se modesto, comunque cercare di metterla sul piano personale, dire ho raggiunto questo, ho raggiunto quell'altro e va benissimo. Un altro è viverla dall'interno, cioè vivere l'esperienza anche se si arriva ultimi. Anche se si fa fuori gara, è come nel teatro giapponese, che si entra dall'esterno
dentro se stessi e si scava fino a quando non si riesce a raggiungere l'essenza di qualche cosa, che non è l'essenza del personaggio che deve essere rappresentato. Ogni personaggio non deve essere recitato. Bisogna cercare di lavorare su se stessi finché non si coglie all'interno di se stessi quell'aspetto che è l'aspetto tipico del personaggio da rappresentare. Quindi va a finire che una persona non è che rappresenta qualcuno, rappresenta se stesso, però in quella piccola porzione. Io ho imparato a vivere l'esperienza del powerlifting cercando di non guardarmi dall'esterno, ma capire dall'interno le linee, capire dall'interno le sensazioni, capire dall'interno che cosa sto facendo, che cosa farò, che cosa succederà. Beh, io vedo nei social una quantità di alzate, aumentato il PR di questo, aumentato il PR di quell'altro, bellissima alzata, come sono bravo, mi piace, ma è bello, ma io non devo più farlo, nel senso che adesso devo cercare di rientrare in quello spirito che a me poi obiettivamente è consono, cioè io sono così, sono sempre stata così e mi sono rincoglionita nel passato in cui non lo facevo. Io devo entrare proprio nel pezzo, io devo essere come ero una volta. Io quando rappresentavo per esempio una Udette del Lago dei Cigni, un'Aurora delle Belle Beaux Dormants, una Giselle, io ero quelle persone, io ero quei personaggi. Nel powerlifting no, mi sono sentita abbastanza esterna, cioè era come se interpretassi il ruolo della powerlifter e invece non lo devo essere. Con questo io veramente non credo di avere tanto altro da dire. Adesso ho solo voglia, una grande voglia di andare in palestra, di prendere il bilanciere, pensare, di sentire. Credo che sì, pubblicherò molte meno alzate, perché anche me l'ha detto anche Antonio, che non va a finire che io mi proietto all'esterno. Oltretutto il video è un parziale di un parziale. Nel senso già il video in sé, anche se viene ripreso da più punti, ti dà un'idea parziale di quello che è l'alzata. Da un'angolazione ancora di meno perché vedi poco. È il parziale di un parziale ed è una cosa che ti proietta, ti fa pensare che la visione di una linea è la linea. Non è quello, non è la visione della linea, è la linea che devi sentirla e devi. Adesso sembrerà banale perché tutti dicono: eh vabbè, ma devi sentirla la linea. Io voglio vedere quante persone sono capaci veramente di sentire la linea. Non è così facile, non è così facile. È una cosa su cui bisogna lavorare tantissimo e in maniera onesta, nel senso che mi viene sempre in mente Rilke nella lettera al giovane poeta che diceva: che cos'è che devi sentire? Devi sentire nella notte e nell'ora più buia, devi chiederti: ma perché io lo voglio veramente fare questo? E devi essere sincero nella risposta. È questo che conta, cioè quanto si è capaci di essere sinceri con se stessi. Ti interessa perché vuoi clienti, vuoi far colpo sulle ragazze, sui ragazzi, vuoi avere tanti like. Non me ne faccio niente degli zuccherini, dei like, dei cuoricini, non ne faccio proprio nulla. E adesso mi preparo per un po' di viaggi. Mi preparo per i viaggi in Spagna, poi a giugno, fine giugno vado in America. In agosto ancora, torno in America, a settembre sono in Irlanda e poi in Danimarca e poi vorrei veramente riuscire ad andare in Giappone di nuovo per ricreare un po' questa mia necessità, ecco, di sentirmi dentro il pezzo, poco estetico e tanto sentito. Ragazzi, questa è la conclusione della mia esperienza, molto più morbida rispetto a quello che avrei potuto fare, avrei potuto dire: ho vinto campione, record di qua, record di là. Sì, ok, va bene. Cioè, l'altro mio compagno di squadra, no? Quello che ho anche citato, Anthony Cusano, che ogni tanto arriva primo da qualche parte, però sente di non aver dato quello che doveva dare, invece di mettersi lì a dire: ehi, sono arrivato primo, non dice niente. A Roma, alla Barbell Academy è così. Non è che le persone si mettono a fare i fuochi d'artificio ogni volta che fanno una gara.
anche se è una gara importante, una gara internazionale o nazionale, magari se c'è anche la vittoria, no, no, non si mettono lì con le trombe a dire vittoria. Sono molto onesti, molto forti, se devo dire, questa è la caratteristica che più li contraddistingue. Al di là dei chili che fanno, via la Barbell Academy, io ho incontrato tutta gente estremamente forte, ma forte dentro, dentro, sono forti dentro. E questa è la cosa che mi ha più colpito ed è il motivo per cui, per esempio, ho detto ad Antonio in più circostanze che non so sinceramente come lui abbia fatto a supportare il mio atteggiamento nei confronti del powerlifting, perché ero totalmente diversa. Anch'io una volta ero di quelle che faceva gara alla parrocchia, e vinto la gara alla parrocchia, sono campionessa assoluta. Poi ho cominciato a vincere anche veramente, anche le cose importanti, e là, vabbè, ci ricamavo sopra. Non mi viene più voglia di farlo adesso, perché ho conosciuto queste persone che veramente mi hanno cambiato, nel senso che mi hanno fatto vedere le cose in maniera diversa. Anche per esempio, anche Fabrizio Posca è una persona fortissima, più forte d'Italia dalla notte dei tempi a oggi, e che vince sempre l'assoluto, ma è una persona di una semplicità incredibile, onesto, pulito, cioè brave persone proprio. Ecco, qua mi sembra di essere entrata nel centro del powerlifting. Quindi le informazioni che vi darò d'ora in poi saranno leggermente diverse, ma saranno proprio dal centro del powerlifting. Non che vi devo insegnare niente, a volte magari far vedere anche le cose in maniera più semplice e far capire che non tutto va spettacolarizzato è abbastanza importante. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per il sostegno. E vi ringrazio per tutte le cose carine che mi avete detto. Devo dire che non c'è stato nessuno che mi ha detto cose non carine. Sì, qualcuno sì, che però non fa più parte della mia cerchia. Me ne frega niente. Cioè, io sono talmente tanto contenta di essere dove sono e di avere queste amicizie meravigliose. Meravigliose, meravigliose. Sono solo contenta di quello che mi ha dato la vita. E quindi vi saluto. Ciao a tutti.